Vi ricordate l'attacco incendiario contro Casa Dio? Ebbene, l'autore e costruttore delle Molotov lanciate contro la villetta del presidente della provincia si è detto pentito perché si è reso conto che quelle Molotov lanciate senza alcun motivo erano state solo frutto del suo disagio personale. Insomma, da segni di miglioramento il 38enne faentino che inizia dell'agosto scorso, dopo qualche settimana di carcere, era stato ricoverato nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Si prospetta dunque un quadro clinico adatto alla possibilità del giovane di partecipare al processo aperto contro di lui. Nonostante questi segni di miglioramento e la presa di coscienza dei danni da lui arrecati e dagli atti da lui compiuti, in ogni caso la natura del disturbo bipolare di cui soffre e le rapide fluttuazioni dell'umore mostrate in passato fanno propendere tutt'al più per una libertà vigilata con obblighi terapeutici in una comunità adeguata. Queste sono le conclusioni appena depositate nella cancelleria del Tribunale dallo psichiatra bolognese Renato Ariatti, incaricato il 14 febbraio scorso dal GUP Monica Galassi di chiarire in che condizioni vertesse il 38enne faentino accusato, assieme alla fidanzata, una concittadina 34enne, di aver lanciato le Molotov che la scorsa primavera, tra fine maggio e inizio giugno, avevano allarmato cittadini, esercenti e politici di Faenza. Furono infatti tre gli obiettivi: la casa e l'auto del presidente della provincia Claudio Casadio, già sindaco di Faenza nella precedente amministrazione, il portone del municipio e un bar del centro, il caffè Gardenia. Poi l'arresto della polizia per il 38enne, ora accusato per tutte le sortite incendiarie, e la denuncia a piede libero per la ragazza, tirata in ballo solo per la dimora di Casadio. Francesca Diletta per Faenza Web TV.